Assessore, qual è la situazione per quanto concerne i vaccini nella nostra regione alla luce delle ultime vicende? Sì, purtroppo le ultime vicende hanno modificato quella che è stata una nostra organizzazione, un'organizzazione attenta con una programmazione valida che ha portato la regione Abruzzo ad essere tra le prime a livello nazionale. Oggi purtroppo c'è molta indecisione per la somministrazione della seconda dose, specialmente quando viene richiesto di fare l'eterogenea. Quindi noi facciamo dichiarare a coloro che lo rifiutano attraverso un'autocertificazione, in modo da verificare quello che si potrà fare poi in base agli indirizzi che saranno dati dalle linee guida ministeriali. Ma alla lunga potrebbe portare innanzitutto un ritardo nell'immunizzazione, ma questo lo definiamo anche a livello nazionale. Siamo in attesa anche dei nuovi risultati che il Comitato Tecnico Scientifico a livello nazionale porterà avanti. Intanto stiamo raccogliendo, come ho già detto, quelle che sono le adesioni, ma soprattutto le indecisioni da parte dei nostri corregionali. In questo momento stiamo finalizzando la campagna agli over 60 e qui c'è un'adesione giusta e adeguata. In questo momento non abbiamo dose che andranno buttate, bisogna vedere quello che accadrà tra pochi giorni e quindi però siamo collegati anche con le altre regioni per prendere insieme una decisione, ma soprattutto un'attenzione alla salute dei nostri corregionali.